questa situazione è difficile essere ottimisti, perché le nostre sono imprese alle quali è stato a un certo punto imposto per legge di non incassare più un euro, sono state chiuse, per cui si sono fermati brutalmente e improvvisamente gli incassi. Purtroppo, altrettanto per legge, non è stato possibile bloccare anche le uscite. E io non sono uno di quelli che fa il tifo per riaprire a tutti i costi, io vorrei che si riaprisse in condizioni di lavorare correttamente. Il settore che più ha sofferto, è chiaro, è quello della somministrazione, quello dei pubblici esercizi, anche perché ho la sensazione che sia il settore che avrà più difficoltà a tornare alla normalità, che impiegherà probabilmente più tempo, ed è quello che, quando potrà ripartire, a quel che ci è dato di capire, partirà con delle restrizioni e con delle prescrizioni davvero impegnative. Ecco perché dico costumi di vita che non ci appartengono, quelli del delivery, cioè della consegna a domicilio, quelli dell'asporto, sono strumenti che potrebbero aiutarci, aiutare queste imprese che sono in così grande, pesante difficoltà, ad affrontare meglio questo periodo, perché il delivery, cioè la consegna a domicilio, è impegnativa, a costi onerosi. Averci aggiunto anche l'asporto è un fatto positivo, anche se con tutta una serie di cautele che mettono al sicuro. Bisogna evitare gli assembramenti, non ci devono essere code, l'asporto lo si fa prenotando, prendendo appuntamento, andando a ritirare senza code e senza file, va bene, entrando nel ristorante non più di uno alla volta, trattenendosi giusto il tempo necessario per ritirare il prodotto e pagare. Insomma, c'è tutta una serie di cautele che però consentono alle attività della ristorazione di riaccendere un po' le cucine, come si suol dire, di rimettere in moto il meccanismo, di tornare a far lavorare un po' di gente. Queste sono, Alessandro, aziende che sono più di un mese che sono ferme, che non lavorano, che hanno costi, come dicevo, che corrono, e quindi cominciare a far girare un po' di denaro può servire piano piano a cominciare ad avvicinarsi a quella normalità che per ora purtroppo è ancora lontana.